Ok, salve a tutti ragazzi, ancora una volta benvenuti su Tears War of Mine. Ci troviamo qui con la nostra partita per continuare la nostra avventura. Io sono Leon Trip, benvenuti sul mio canale ragazzi. Intanto andiamo avanti. Sì, ok, allora. Siamo al giorno 9 per un semplice motivo che ho registrato un altro gameplay prima di questo, che probabilmente voi non vedrete, non avrete visto. Perché il programma che uso per registrare ha deciso per qualche strano motivo di non salvare il file. Quindi non quello che uso per editare, quello che uso per proprio registrare fisicamente il video ha deciso di non salvare il file, proprio così. Si è interrotto e niente, quindi è andato perso quel filmato là. Sostanzialmente ragazzi non abbiamo fatto niente, cioè sono andato con Emilia. Aspetta, adesso vi faccio vedere cosa è stato fatto. Allora, qua ho fatto una barricata con il legno che avevo. Poi abbiamo fatto mangiare Emilia e Boris. Giusto? Sì. E Marin invece non ha mangiato. Marin si è ammalato, gli ho dovuto usare la benda. No, Marin ho dovuto usare l'antibiotico che ne avevamo uno, se vi ricordate. E Boris invece si era ferito gravemente e l'ho dovuto curare con la benda. Lei l'ho mandata in esplorazione al caseggiato dove c'erano le persone. Ho fatto una cosa stealth fighissima che non si. Purtroppo non si. Ovviamente, quando succedono le cose buone, non viene registrato un tubo. Ah, Boris si può svegliare. Lei invece può andare a letto. E quindi abbiamo recuperato un po' di materiali. Soprattutto abbiamo recuperato il materiale che ci serviva per andare. Eccolo là. Fantastico, fantastico, fantastico. Abbiamo recuperato il materiale che gli serviva per l'incrocio dei cecchini, per fare il seghetto, per tagliare le sbarre. Abbiamo preso tutto il materiale che c'era all'incrocio dei cecchini con Emilia e l'abbiamo portato, diciamo, in tutto in un unico posto. Emilia torna a dormire. Cosa ho deciso? Ho deciso che adesso abbiamo preso anche questi perché ce li avevamo. Questi credo che. Sì. Questi credo che ce li avevamo, gliel'ho fatti vedere. Ci servono soprattutto parti di armi, che ovviamente lui non ha. Esatto. Ma che stai scherzando? Che gli prendo? I filtri li prendo. Gli prendo i filtri, prendo questi per fare le sigarette, prendo il caffè, vediamo cosa ti posso dare. Mi sta anche quasi abbastanza bene. Diciamo affare fatto, di questi ne abbiamo un fottiglione, quindi prima che ce li rubino, diciamo che prendiamo questo. Ok, quindi due me dovresti dare così, giusto? Sì. Tre me dovresti dare uno stack intero e due e uno di acqua. E che cacchio gli do? Gli do una benda quasi quasi. Prefatto. Fai così, ti do, guarda, ti do una benda che sono preziose come l'oro. Però tu mi dai un po' di sta roba, eh. Basta riprova, stai scherzando? Per una benda? E che la benda. Dove cazzo è che le trovi le bende, scusa? Tanto lo zucchero ho detto che non faccio il distillato, quindi te lo posso dare. Acqua. Ok. Sul serio abbiamo uno di legno? Abbiamo finito il legno, ragazzi. Abbiamo finito il legno. Ed è inverno, comprarlo da questo sono cazzi. Ok.
Purtroppo devo comprare anche del combustibile. Però credo che comprare il combustibile e comprare il legno da trasformare poi sia la stessa cosa, perché il combustibile deve essere un materiale finito. Vediamo. 4 affare fatto. Ce ne do uno di questi. Esatto, è la stessa identica cosa. È la stessa identica cosa. Non ha più niente. Non ha più niente. Però noi potremmo dargli le sigarette. Vabbè, ma cacchio, io gli prendo. Ma se io gli do le sigarette, poi comunque che cacchio gli prendo, eh? Cioè, non è per niente, ma... Allora, facciamo le cose con priorità. Marin, svegliati. Tu che hai molta fame. No, no, no. Che cavolo vai a produrre, Boris? Dai, non scherziamo. Vai qua. Allora, con il barba, che ha molta fame, e sti cazzi, direi. Questo assolutamente. Via, via, via. Ci serve come il pane. Ok. Io spero che adesso lo registri il video, sto coso. Perché sennò, alla fine, facciamo che gioco da solo e... No, veramente mi è dispiaciuto un botto per quell'episodio, ragazzi. Però che ci dovete fare? Vabbè. Allora, lui in realtà ha molta fame. Sai che faccio? Gli dico di cucinare. Gli dico di cucinare. E produci combustibile con un libro per forza. E spero ne basti uno. Doppia porzione. Vai. Ok, così adesso lui mangia. Sono 3 gradi in casa. Allora, Mari mangia. Ok. Ok. Poi vai a produrre le paglie soprattutto. Ok. Ne facciamo proprio a iosa. Quando le banche chiusero, il nostro padre aprì la cassaforte, del quale tirò fuori un piccolo scrigno. Su col morale, ragazzi, disse: non siamo ancora in bancarotta. Poi andò al mercato e ci portò delle pesche fresche. Il giorno dopo continuò a barattare gioielli in cambio di cibo. Ricevemo anche aiuti umanitari, proprio come tutti gli altri. Quindi non era male, a parte l'isolamento, ma nostro padre voleva che fossimo al sicuro. Ok. Vedete, ci sono anche delle storie che proseguono man mano che andiamo avanti col gioco. Non saprei cosa fare. Non saprei cosa costruire, soprattutto. Perché finché non finisce sto cacchio d'inverno... Filtro? No, li abbiamo presi. Ne abbiamo 2. A meno che non ci fottono l'acqua, siamo a cavallo, eh. Dai. Produci 24 sigarette. Così ce ne abbiamo per un po'. E direi che non fa in tempo a finire, giusto? Quindi. Dai. Solo legno portiamo a casa adesso. E ci andrei giù di Boris. Ma come faccio ad andare in croce dei cecchini con Boris? C'è un casino. Ah, mi serve Emilia. Mi serve soprattutto Emilia. Cioè, ora qua. Cioè, ditemi come faccio ad andare in giro con questo tipo. Se i bambini tornassero, proverei a dargli del cibo, però non credo che torneranno. Ah, sì.
Episodio che è andato perso, diciamo, sono arrivati ancora i bambini, mi hanno chiesto due scatolette e non ce le avevo, gli ho detto non posso aiutarti. So che adesso ce le ho, che le ho recuperate. Maledetti. Possiamo farci... Ok, il telefono si è scaricato, quindi vabbè. Facciamo comunque ragazzi un paio di episodi, non mi interessa quanto sarà lungo il video. Cioè un paio di episodi, un paio di giorni. Ok. Non posso fare il coltello. Termina giorno. Oh! Ah, ma un posto militare. Pericolo. Cacchio. Si è sbloccato. Ma un posto militare alla chiesa di St. Mary, però. Mi dispiace, ma... Non andrò qua. Dormi a letto, fare le guardie, l'ho visto, ok. Ti porti questa. È il piede di posta perché non so se c'è qualcosa da aprire. Credo di sì. Proviamo, andiamo. No, mi serve un'arma per andare in quella casa là del cavolo. Allora, vai qua. Mettiamo lo sparo. Dai, spara. Non spara perché forse non vede nessuno. Adesso però ci ha visto. Ok. Giù di qua. Avanti. Su. Dai che ci abbiamo poco tempo. Forza che abbiamo poco tempo. Scega qua. Va bene. Qua che c'è? Niente che mi possa tornare utile. Almeno non attualmente. Questo un po' sì. Questo sì. Bende. Come faccio ad andare sopra? Ah, ok. Si può andare sopra. No, vabbè, qua non lo apro. Mo basta, avete rotto, so. Ah, no, no, aspetta, aspetta. Vai, vai. Ok, qua che c'è? Ok, qua che c'è? Ok, scardina qua. Tanto dobbiamo fare un altro giro, ragazzi, per forza. Sicuro. Dobbiamo andare a fare la scorta per il nostro Borizzone. E spero che ci basti il tempo, soprattutto. Dai, spara. Ok. Possiamo mettere giù tutto. Vai. Forza. Lo sapevo. Vai. Si ferma. Si ferma, cioè, non ha senso. Quello spara, mica sta lì a aspettare che tu ti vai a nasconderla dietro. Qui c'è una stufa migliorata.
Vai che c'è poco tempo, please. Ok, prendi tutto. Su, arrampicati. Vai qua. Ok, prendi tutto. Qua. Ok, prendi tutto. Qua. Prendi tutto. Via. Torniamo a casa. No, ma non c'è qualcosa qua? No. Ok. Avanti. Devo recuperare soprattutto il legno. Quindi... Vai che c'è un mucchio di tempo, forza. Molto bene. Wow. Quello era vicino, eh. Ok. Allora, abbiamo detto soprattutto legno. Le scatolette me le porto. Queste me le porto perché la gente qua si ammala. Questo me lo porto perché la gente si ammala. Questo non posso lasciarlo giù. Piede di porco mi serve per forza. E... uno stack e solo legno. 8 di legno. Perfetto. Corri all'uscita. Ok, Emilia è tornato. Perfetto. È tornata. Le cose forse cominciano ad andare un pochino meglio, ragazzi. Vediamo un po'. Decimo giorno. Boris è una fermetta profonda di servizio delle vende. Vabbè, Boris, le vende ci sono. Adesso lei ha molta fame, la facciamo mangiare. Boris, vai a prendere le bende, che le stiamo finendo, tra l'altro. Ok. Ha anche molta fame, Boris. Coraggio. E qua? Lui è leggermente malato. 9 gradi. Cioè, mi stai dicendo che... Oh, che cazzo è successo? Mi stai dicendo... Non c'è più la neve! Attenzione! Ma che cazzo... Hai la radio? No, sul serio? Meteo? Le temperature iniziano ad aumentare! Le temperature continueranno ad aumentare nei prossimi giorni! Oh, finalmente. Un giorno da bambino ho portato un action figure con un braccio rotto, ma il tipo di plastica non si può incollare. Oh cielo, è grave. Gli ho detto, gli occhi non sono riempiti di lacrime. Non ho avuto il cuore di mandarlo via. Quindi gli ho solo detto di tornare il giorno successivo. L'ho aggiustato, segreti del mestiere. E quando l'ho visto sul serio, ho illuminato l'intera stanza. Non so cosa ne sia stato di lui, ho trovato il giocattolo per strada dopo che è andato tutto in malora. E vabbè. Sì, lei ha bisogno di... lei ha fame, vabbè. Tanto Boris qua si fa... No, te vai a dormire che sei stanca. Ho molta fame. Devo farlo mangiare. Prima di andare a farlo dormire, Boris. Mamma mia, Boris. Non abbiamo combustibile. Producine uno. Ok. Produci. E adesso lui va a montare il filtro qua. Non c'è più la neve. Si è sciolta. Yes. Ok. Abbiamo le sigarette. Abbiamo la verdura.
Abbiamo acqua, volontà. Perfetto. Molto bene. Boris, bagnatele, dai. Ok, adesso con lui lo mandiamo qua a costruire. Boris lo mandiamo a letto. Cosa posso fare? Ah. Eh beh, no, io questa la faccio. Produci immediatamente. No, io questa la faccio, ragazzi. Qua serve. Posiziona qua. Qua serve veramente tanto. Ok. Il secondo step da fare sarebbe riparare la pistola, ma sono le parti di armi il problema, e quindi niente, niente. Ok, andiamoci a mettere immediatamente il concime. Ok. Andiamo a produrre dell'altro combustibile. Tutto quello che puoi fare. Ok. Ah, basta dormire? Ha fame, sti cazzi. Ok. Ci facciamo un altro viaggetto qua e alimentiamo la stufa, perché ragazzi è vero che si è sciolta la neve, ma ci sono 7 gradi in casa. Riempila tutta, si dovrebbe aumentare. No, 10, 11, 12, 13. Dai, 13 gradi non è male, giusto? 10 gradi non è male. Boh, andiamo a mettere un altro filtro qua e terminiamo il giorno. Aspettiamo che finisca di montarlo. Vediamo un po' cosa ci serve adesso. Legno, 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 legno. Tutto legno. Molto bene. Termina il giorno, la notte. Si è sbloccato il disastro. Si è sbloccato il disastro. Occhio di parti. Fare attenzione al scambio possibile. Montagne di armi. Va bene. No, dormi a letto un cavolo. Fai la guardia. Vai. Adesso portiamo indietro tutto. Tutto, tutto portiamo indietro con questo tipo. Vai così. Vai, Boris. È il tuo turno. Bah, penso che un altro viaggetto siamo a posto qua. Beh, non proprio, però. Però siamo a un buon punto. Quella è l'uscita, va. Ok, quindi ragazzi, spero
Spero di riuscire a pubblicarvi questo video. In caso, fatemi sapere cosa ne pensate. Mettete un commento qua sotto, lasciatemi un feedback. Provate a condividere questo video sui vostri social network, se volete far avanzare il canale, o anche per aiutarmi. E niente, da Leon Trip è tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!